ti chiamo. Allora, bene, io sono Rick, faccio parte del FOLUG e volevo appunto discutere in questo talk, quindi discutere, non sarò solo io a parlare, appunto sulle differenze fra la GPL versione 2 e la GPL versione 3. E per farlo, ovviamente qui è un piccolo abstract di quello che tratterò, ma non pensiate che sia fedele a quello che scrivo, non sono mai fedele a quello che scrivo. Innanzitutto volevo cominciare qua con voi con delle domande. Innanzitutto volevo sapere se, per esempio, fra brevetti e diritto d'autore sono la stessa cosa secondo voi? Assolutamente. Perché sono diverse? Mi sapreste rispondere? Vabbè, non serve, siamo quattro gatti. Vabbè, ma io non lo so perché la persona, solo questo tocco è cominciare uguale. Ah, ok. Sì, però non vale come risposta. Non vale come risposta. I diritti d'autore sono dei diritti che sono anche innati, almeno per come la vedo io, sono dei diritti innati. Poi se sono giuridicamente protetti, però non devi registrare. Il brevetto d'autore, il brevetto d'autore, il diritto d'autore. Il brevetto vuol dire? Brevetto adesso. Ah, sì, invece il brevetto è solo una cosa legislativa. Che non è un diritto innato, è un diritto che è stato inventato per proteggere le invenzioni di qualcuno dal sfruttamento di idee di qualcuno. Beh, allora posso dire. Molto, molto limitato nel tempo e molto diverso nella legislazione tra i vari stati. Allora, mi spiace deluderti, ma è stato uniformato già da diversi anni. Allora, innanzitutto. Sia diritto d'autore sia brevetto partono da una base giuridica tutti e due. Il diritto d'autore non è non coperto dalla legge, se no noi non è coperto. Certo. È innato nel senso che nasce quando tu concepisci l'opera, ma non è innato nel senso che il diritto d'autore in teoria non avrebbe bisogno di una registrazione. Però è una cosa diversa dire che è innato rispetto. Non ha bisogno, tu crei l'opera, è già protetta dal diritto d'autore. Il brevetto va registrato, ma è un'altra procedura. Tutelano la stessa cosa? Ni. Tutte e due tutelano un'idea. Ma il diritto d'autore tutela la paternità. No, tutte e due hanno la paternità. Tutela la come tu la esprimi, la forma della tua idea. Il brevetto tutela l'industrialità della tua idea. Esatto. Sono cedibili i due diritti? Ni. Non sono cedibili i diritti morali, sono cedibili i diritti patrimoniali. Dimmi. Ma certo, ma è fatto apposta questo talk per provocarli. Non è cedibile comunque il diritto morale. Cioè tu sarai sempre riconosciuto padre della tua opera. In alcune legislazioni europee anni fa. No, non è così, perché comunque noi abbiamo recepito le ultime normative. Non esisteva il diritto morale, per cui una volta che hai diritto. Può essere che non. Il diritto d'autore hai ceduto comunque tutto. Allora, sui vari stati non te lo so dire. In Italia o negli Stati Uniti. Il diritto morale è sempre in capo all'autore, tant'è vero anche nei brevetti, tant'è vero che tu non puoi cambiare, se tu vuoi estendere negli Stati Uniti, il titolare del brevetto è l'applicant, cioè colui che ha i diritti patrimoniali, tu non li puoi scindere al momento della registrazione del brevetto, cioè al momento, scusami, dell'estensione, li scindi al momento della registrazione all'ufficio brevetti europeo, cioè solo dopo. Quindi è molto forte il legame fra diritti morali negli Stati Uniti e in Italia. I diritti morali sono sempre i tuoi, non sono alienabili, non sono cedibili, no. Patrimoniali facci quello che più preferisci. Bene. E chi è che definisce l'autore e l'inventore? Voi me lo sapete dire? C'è una norma, un comma che mi dice chi è l'inventore, chi è. Che mi dà una definizione di autore o di inventore? Vai. Non ricordo la prima. Non c'entra niente. No. Basta
stato dimostrare di essere stato il primo ad aver fatto una determinata cosa. Giustamente per la prior art, ma serve per il brevetto per una cosa che a noi oggi non interessa. Ma per il brevetto no. Esatto. C'è qualcosa che ci dice chi è l'inventore, chi è l'autore? Un articolo di legge, una sentenza, un qualcosa? Secondo voi ci può essere? Chi ha pubblicato prima la cosa lì come nome? No, qualcuno che definisce chi è l'autore, il concetto di autore o di inventore. Ve lo dico io, no, non esiste. La legge non stabilisce chi è l'autore o l'inventore. Cioè non dà una definizione certa di chi è l'autore o l'inventore. Non lo fa. Cosa può fare? L'abbiamo già visto. Cos'è la licenza? Cioè, in questo quadro, che cos'è la licenza secondo voi? Abbiamo visto che c'è un inventore che ha dei diritti, cioè che ha dei diritti, che sono cioè delle idee che sono protette, o col brevetto o col diritto d'autore. La licenza, come ci entra in tutto questo gioco? L'uso dell'opera e esattamente, è l'uso. Esattamente. È un. Non mi scombinare qua, cioè. Samuele, ecco, grazie. Mi cava il countdown, porca miseria. Ma che è terribile. Che miseria. Se mi metti il pulcino più mentre parlo, poi dopo. Allora, la licenza d'uso stabilisce come tu puoi usare la mia opera. E che cos'è secondo voi? Esattamente. È un contratto. Diritto d'autore e brevetto cosa sono invece? Nel momento in cui mi rivolgo al giudice è quello che può valere. Stai complicando troppo. Cosa sono? Titoli di proprietà. Essenzialmente titoli di proprietà. Diritto d'autore dà il diritto, però è una forma di proprietà. Il brevetto è una forma di proprietà codificata in un atto che viene poi dopo approvato, come viene approvato, eccetera. Bene, bene. Ecco qua, di cosa stiamo parlando? Vi ho fatto una piccola mappa mentale di quello che è il nostro riferimento. Noi abbiamo l'inventore, che è colui che genera l'opera creativa o l'invenzione. Il che cosa? Questi sono i suoi titoli di proprietà. Chi glieli dà questi titoli? Codice di proprietà industriale, legge sul diritto d'autore. Questo fa il l'IPR, Intellectual Property Rights, sono tutti e due. Diritti di proprietà industriale sono loro. Ok? Però se parliamo il cosiddetto Digital Right Management, il sistema di gestione dei diritti digitali, è su tutti e due. Poi, parliamo di proprietà industriale, siamo in questo campo qui. Parliamo di diritto d'autore, siamo in questo campo qui. Ok? Questi proteggono un'idea nella sua realizzazione, l'esclusività dei diritti patrimoniali legati al suo utilizzo, alla sua produzione, questi. Questi la diffusione, semplificandola, ovviamente tutelano molto di più, però semplificandola, diciamo la diffusione di un'opera, ok? E il contratto di licenza è come azione il suo diritto all'inventore, cioè come ne faccio godere agli altri? Pagamento, gratuitamente, problemi suoi. Ecco, questa è tosta, questa prenderà almeno 3-4 minuti. Corpo mistico e corpo meccanico. Allora, se io ti vendo un libro, ok? Che cosa è successo? Cosa ti ho passato? Ma c'è anche l'opera, ma c'è. Ma adesso ti faccio un'altra domanda per capire. Ti passo un CD con un sistema operativo, un CD proprietario che io ho pagato, non stiamo a vedere quanto è lecito o illecito, te lo passo. No, è lecito. Ti passo un CD col sistema operativo. Tu lo puoi installare nel tuo computer quel sistema operativo? Togli la teoria. No, non lo puoi installare. Però il CD che ti. Scusami? No, lascia stare. Stai entrando troppo nello specifico, rimaniamo più. No, ho 7 minuti, quindi devo
quagliare. E questi sono importanti per capire poi le differenze che ci sono. Io ti passo un CD, ok? La proprietà del CD te l'ho passato oppure no? Del CD, supporto fisico? Esattamente. Il corpo meccanico lo passo tramite la proprietà. Il corpo mistico non è detto che lo passi. Nel caso del libro, ti ho passato anche il corpo mistico? Sì. Lo puoi leggere? Sì, ma perché c'è una legge che dice che i diritti patrimoniali, c'è una legge nella legge sul diritto d'autore che dice che i diritti patrimoniali sull'opera si esauriscono nella prima vendita all'interno del territorio comunitario. Se no non lo potresti leggere. Quindi il programma, no, ma perché no? Perché è una proprietà, cioè perché è una licenza. Io ti passo, ti vendo una proprietà. Il CD l'hai acquisito legalmente ed è tuo, tutto tuo. Il programma no, perché è una licenza. E rimane licenza, non ti ho passato la proprietà di un programma. Esatto. Semplificando, tu compri sempre il corpo meccanico, mai il corpo mistico. Il corpo mistico, per esempio, nel libro lo compri, fra virgolette, soltanto perché c'è una legge che dice che tu ne puoi fruire. Bene, questo è un po' perché quando e perché sono nate le GPL, ma penso che voi tutti lo sappiate meglio di me. L'89 per il caso Emax, cioè Stallman aveva modificato il codice di Emax, però Emax era stato poi venduto da Gosling, dalla Unipress, che poi lo aveva comunque chiuso e quindi è stato costretto a riscrivere il codice. Era stato rilasciato senza restrizioni e aveva comportato una modifica della distribuzione di questo software, della licenza d'uso. In effetti sono stato un po' impreciso qui. Esce la 2 e infine esce la 3 nel 2005. Ricordatevi che ci sono 14 anni di differenza e lo vediamo. 14 anni informatici di differenza. Esattamente. E la vediamo, quindi noi sappiamo già cosa stabiliscono le GPL, le libertà di modificare, ricevere e distribuire il codice. Riconoscono il copyright. Lo riconoscono, tant'è vero che nella GPL versione 2, nel preambolo, c'è scritto che solo grazie a questa licenza tu puoi usare quel software. Se non ci fosse questa licenza, tutti i diritti riservati. Di default si passa con tutti i diritti riservati. La definizione di diritti per l'utilizzatore in modo positivo non è come nella licenza che tu che c'è scritto nel diritto d'autore, che c'è scritto non si può fare questo se non, eccetera. No, tu puoi fare questo, questo e questo, in questi modi, e la devi ridistribuire in quest'altro modo. Si possono configurare aspetti economici, però andiamo un attimo qua. La 3 innanzitutto è una c'è la cosiddetta transazione di identità, ovvero quando tu prendi un asset aziendale che comprende dei beni GPL, la licenza permane. Ok? Caso Emax, la situazione della Novel che si è venuta a creare con la Novel. Articolo 11 è la brevettabilità. Questo è un articolo molto 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 stringente, nel senso che mentre nella 2 si diceva semplicemente tu puoi brevettare, ma se brevetti la tua distribuzione deve essere confacente alla GPL versione 2. Quindi oltre questo si dice anche deve essere valida in tutto il mondo. Impossibile. Non esclusiva, ci può stare, esente da royalties, può starci, e deve garantire la possibilità di creare, usare, vendere, offrire in vendita, importare, modificare programmi contenenti la versione del contribuente. Però ricordatevi la viralità della licenza GPL. Quindi se io sono una startup, ho un brevetto, ho la GPL, nessuno, per esempio, mi comprerà mai un software protetto dalle GPL versione 3, perché è per forza costretto a prendersi questo popò di, premettendo che il primo è irrealizzabile. Ho lavorato tanti anni in aziende che brevettano e scambiano brevetti per vivere, è irrealizzabile il primo punto. Gli altri sono molto molto difficili da realizzare nell'atto perché già sono stringenti, però andiamo più avanti.
Sulle MTP parleremo poi. Il caso Tivo, che è stato il caso secondo cui è scoppiato il problema della licenza versione 3. Il Tivo cos'era? Tivo era un dispositivo che il cui software era rilasciato in GPL V2, open, completamente open, tu potevi scrivere, fare plugin, eccetera, li mettevi all'interno di Tivo, Tivo non te li faceva funzionare, non andava. Perché? Perché c'era una ROM in cui all'interno c'erano delle firme digitali di programmi approvati, e se la tua firma digitale non era all'interno di quelle, il sistema non andava. Questa è una limitazione. Però abbiamo parlato prima del corpo meccanico e del corpo mistico. Riflettiamoci un attimo qui sul caso Tivo. Certo. Esattamente, tu se sei in grado il chip delle firme digitali lo puoi bellamente rimuovere. Esattamente, è la proprietà. Esattamente, però una clausola del genere può mettere in crisi, tant'è vero che è prodotto utente per un mercato consumer. È per un mercato consumer. Per il mercato business, infatti, il mercato business infatti è escluso, perché comunque apparecchiature che richiedono una determinata certificazione dicono: come, non posso mettere le mie firme digitali, cioè io lo certifico questo bene e faccio pagare non tanto sulla licenza quanto proprio sul fatto che io lo certifico. E quindi è stato creato soltanto il concetto di prodotto utente. Abbiamo 33 secondi, veloce. Allora, in quel caso lì dipende. Di saldare il cippino per, in quel caso lì c'è però concorrenza sleale, è un'altra cosa, perché tu sfrutti un rivendi quel marchio sbrandizzato, già, no, sbrandizzato, scusami, senza il chip, però tu sfrutti il nome altrui. Da utente, esattamente, da utente tu puoi, ovviamente se non è protetto da brevetto, tu puoi copiare come è fatta la matrice, rifarla, se, escludere certe cose, metterne altre e venderle a tuo nome, questo lo puoi fare, però se non è coperto da brevetto e non utilizzando minimamente il nome, sì, o anche il form factor, poi dipende lì. Dipende molto dal da tipo di tutela, dipende. Esattamente, dipende da queste cose qua. Però in linea teorica, se non c'è nessun altro titolo di proprietà industriale o di proprietà intellettuale che ti blocchi, sì, perché no, tanto tu hai acquisito la proprietà di quel bene, è tuo. Il software no, ma il bene sì. Ci sono altre domande? Domanda sull'HDCP. Sì. No. È configurata la mia come una cosa che io consciamente accetto perché. Esattamente, è un rischio che tu accetti. Cioè tu quando vai a prendere quel bene, sai a cosa vai incontro, sai il rischio che corri a non avere per esempio un altro backup criptato da qualche altra parte.
Questo è un altro discorso. L'informativa poi è un altro paio di maniche. È come dire, con una cosa poi vedi il manuale dentro e il manuale dentro scopo che quella cosa lì non andava bene, non è una cosa appuntata. Cioè, quello è un problema fra te e il mercatone, non fra te e il produttore. Poteva anche aver fatto un corso al produttore e il produttore non ha informato te. Cioè, il concetto di internet, di utilizzare internet, di utilizzare i forum, di rompere le scatole comunque anche alle persone, di venire ai vari hack meeting, eccetera, serve anche per informarsi, per capire. Può succedere il caso di informative fraudolente comunque. Questo, se il produttore non lo ha specificato, è un'altra cosa, non rientra nei diritti d'autore, non rientra nella brevettabilità, rientra nell'informativa cliente, se si tratta di mercato consumer. Se si tratta del mercato business, ci vuole comunque sempre l'informazione, ma stai parlando a un professionista, mentre nel mercato consumer devi parlare come se ci fosse davanti a te il primo scemo che passa, quindi essere molto chiaro. Sì. Il Windows 7 so come si comporta, cazzo, quel Windows 7 lì non è accessibile come il Windows 7 per computer, poi sempre ho comprato una macchina con Windows 7, ma quel Windows 7 lì, utilizzando il DPM, non è un Windows 7 come quello che mi aspettavo, ma c'è una macchina che ha. Ma il punto è, se qualcuno aveva no, ma il dentro quel sistema lì aveva alterato in un certo senso quello che è legittimo aspettarsi da un Windows 7, avendo Windows 7. Se il produttore ha pubblicato, ha comunque spiegato cosa fa il suo prodotto ai cosiddetti datasheet, di più non deve dirti, nel senso sei tu che dopo devi valutare se quel prodotto, cioè tu hai libertà di scelta nelle cose, capito? E anche nell'informativa, se l'informativa non è adeguata, ricorrerai contro quel produttore per un determinato motivo, poi non si fa, ma è un altro paio di maniche. Però in teoria lo potresti fare, se lui ti ha venduto una cosa per un'altra, la truffa esiste ed è perseguita penalmente, capito? Però non... Nello specifico comunque il mio progetto di tecnologia che era una cosa che ha fatto in Italia, c'è un prodotto dell'Anna, via c'è un SCS11, è un SAN esterno che utilizza un file system, sai, con dei dischi, il mio che utilizza un file system proprietario, se succede qualcosa Ma sapendolo tu puoi scegliere. Questo. Signori, vi devo stoppare, basta, cioè mi cazzo, un po'...